magari per avere avuto questa pazienza di ascoltarci. Allora, questa prima cappella è dedicata all'Annunciazione, che come sapete è il primo mistero religioso del Rosario. È stata realizzata nel 1605, infatti la porta della vita della Lazio, forse tanto da però i primi lavori hanno già stati iniziati nel 1604. È stata approfittata la Giuseppe Bernasconi e sopraelevata leggermente, come si vede, rispetto alla via sacra, ed è circondata su tre lati da questo porticato, scandito dagli archi su colonne ioniche, infatti è realizzante anche questo stile di carta. C'è un alfregio che corre sugli archi, si possono vedere a grandi lettere le parole che sono rivolte dall'angelo alla Vergine, che non me le ricordo sinceramente, e anche queste parole si vedono più alto sulle finestre, lungo le finestre, questa finestra è la finestra principale, ha intorno un guardamento, posto da Pietro Maria, con un vaso e qui il suo mazzo di rose, e quello è stato realizzato nel 93 da parte di questo partito, su cui è un altro purtroppo. All'interno della cappella sono presenti due statue di Terracotta, che sono state usate per la prima volta, l'angelo, sul cui basamento c'è la firma del pittore Cristoforo dove c'è la data del 1610, e appunto l'angelo ha delle ali ampie colorate come la sua veste, e sorprende la Vergine. Comunque la missione è sempre in realtà, è sempre da... Sì, si deve ricominciare. Tutta la missione è sempre... C'è un paio di riflessi. Degli arredi hai parlato già? No, stavo arrivando. Ah, non era qua. Ero arrivato qua. Adesso. Ero dietro qua, non ti sentivo abbastanza. Allora, prima degli arredi volevo... Ah sì, come potete vedere le pareti della cappella sono dipinte, sono scandite da file regolari di mattoni dipinti, ma sembrano quasi mattoni vecchi. Questo perché? Per ricordare ovviamente la Santa Casa di Roma.